Ed eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale A Casa di Alfi. Voglio ringraziare a coloro che si sono iscritti, un grande bacio e un abbraccio grande a coloro che mi seguono da sempre. Oggi inizio le mie pulizie in lavanderia, dove ho appena finita l'asciugatrice e vado a pulirmi il filtro, la lanugine che ovviamente si riforma ogni volta. Bisogna pulire bene i filtri dell'asciugatrice, svuotare sempre l'acqua. Io la vado a mettere in una bottiglia di ammorbidente vuota perché è riutilizzabile. Poi vado con il mio Viagal e mi vado a pulire i sanitari, il bagno, metto il Vichinet con bicarbonato e con il mio pannetto a Active Fibre della Vileda mi vado a pulire il bagno. Volevo dirvi che il pannetto Actifibre, dopo essere utilizzato, deve asciugarsi, quindi non lo rimanete bagnato perché poi, nel momento in cui lo andate a riutilizzare, può perdere la sua efficacia. Quindi è importante che i pannetti Actifibre vanno sempre asciugati. Questo è il pannetto Actifibre per vetri e finestre, davvero una grande scoperta, ottimo. Mi vado a pulire il vetro, lo specchio della lavanderia. Dopo puliti i sanitari, mi vado a passare il folletto per tutto il bagno, perché il folletto comunque mi aiuta nelle pulizie perché davvero aspira bene e toglie tutto lo sporco e la polvere. Mi vado a togliere la lavatrice, però metto ad asciugare qualcosa, non la carico troppo perché sennò l'asciugatura tende a ritardare. Poi vado con il mio Rotomop. E l'ho lavato già in lavatrice, eccolo qua. Si può lavare in lavatrice a 40 gradi. Guardate quante setole che tiene. Ed ecco qua, vi faccio vedere poi come lo vado a montare ed è facilissimo. Due clic e si monta. E la stessa cosa vale anche per quando dobbiamo smontarlo. Ecco qua, l'abbiamo messo. Vado a prendere il secchio del Rotomop, dove metto Ajax Pavimenti, che è uno dei miei detergenti preferiti che tengo di solito sopra in lavanderia. E mi vado a lavare le mattonelle, le piastrelle del pavimento. Metto l'asciugamano pulita e abbiamo fatto in lavanderia. Ora passo in camera da letto dove mi rifaccio il letto. Ho delle cose, dei vestiti da riporre e poi iniziamo le nostre quotidiane pulizie. Nel cassetto di mio marito, questo scompartimento è davvero molto buono. Mi fa sì che il cassetto è più in ordine, avendo da una sola parte l'intimo e i calzini. Adesso vado a togliermi la polvere con il mio Nungas Casanove, che è un antistatico davvero eccezionale perché fa sì di non riformarsi subito la polvere. Io uso un piumino per togliere la polvere perché i miei mobili sono ridipinti, quindi non posso usare i detergenti perché andrebbe a togliere lo smalto dei mobili. Ma già solo con un antistatico e tolgo la polvere va benissimo. Dopo aver tolto la polvere, mi passo il folletto per tutta la camera.
e poi andrò a lavarci con la mia scopa a vapore Ariete, che è davvero molto efficace, pulisce davvero bene e regolando bene il vapore fa sì che si asciuga anche subito il pavimento. Quindi ha una manopolina piccolina che fa sì che non emane tanto vapore se il nostro pavimento non lo richiede. Allora ragazzi, eccomi qua, vi faccio vedere, vediamo che ore sono. Sono le 6 ragazze, le 6 di sera. Io devo uscire, devo andare sia all'MD e voglio andare anche allo Scarabattolo a comprare qualche candela della Yankee Candle e un profumino per la presa, che voi sapete a me piacciono tantissimo. E quindi io vado, ragazze. Che state facendo? Voglio giocare a Among Us. Vuoi giocare a Among Us? Sì, dove essere mia amica. Ragazzi, io sto nella mia strada. Sto andando a prendere una candela e i profumini. Mamma mia, fa un freddo, però l'importante è che non piove. Carta della buona spesa, attivala subito in cassa e regalala a chi vuoi tu. Le gift card MD le trovi anche su. Allora ragazzi, eccomi qua con un nuovo svuota la spesa, anzi mega spesa. Sono stata all'MD e adesso vi mostro la mia spesa di oggi. Allora, busta per busta. Allora, ho preso Naturella senza lattosio, fiocchi di latte freschi. Poi ho preso i macchiolina per Pietro, che sono tipo i Mumu. Poi abbiamo preso il colluttorio antiplacca. Ragazzi, esce così come abbiamo messo al momento. Poi il classico formaggio spalmabile tipo Philadelphia, che è ottimo. Poi abbiamo preso una mortadella, quella che si fa a fette, si taglia, che piace molto anche a mio marito. E ci sono anche io. Ci sei anche tu. Poi voi sapete che io mi piace prendere le spezie, cipolla essiccata, prezzemolo, per quando non ce l'ho fresco. Poi ho preso una caciottina valfiorita, che è un formaggio molle da tavolo, è molto buono, molto saporito. Poi ho preso i classici budini al cacao, i dessert. Poi abbiamo preso latte parzialmente scremato. Poi formaggio svizzero, che è molto buono. A noi piacciono molto i formaggi, però non esageriamo. E poi ho preso uno yogurt da bere senza lattosio, ma ne ho preso anche altri. Poi, mamma mia ragazze, quante cose, mamma mia, mi sento spaesata. Poi abbiamo preso le bruschette gusto pizza con pomodoro e origano. Poi ho preso una vaschetta di prezzemolo, perché comunque se faccio qualche legume, se lenticchie devo condire, mi serve anche il fresco. Poi ho preso dei fagioli cannellini nel barattolo di vetro, perché mio marito ha detto che è migliore prenderli nei barattoli di vetro, i legumi, quelli già pronti. Poi dei cornetti da tagliare. Mio marito ogni tanto
Pietro, le mie figlie mettono la cioccolata. Poi ho preso delle zucchine. Abbiamo preso 4-5 zucchine. Poi abbiamo preso i funghi champignon. E della pancetta arrotolata. Poi fette di pane, sandwich americani che sono buonissimi anche da fare come toast. Io di solito faccio anche la mozzarella in carrozza con questo tipo di pane. Poi abbiamo preso olio extravergine di oliva, era in offerta, mi sembra 3 litri, l'abbiamo pagato 8,29 euro, quindi veramente una grande offerta, era neanche 3 euro al litro. Faccio qua. Poi abbiamo preso i panini hamburger al sesamo per Pietro, le ragazze pure qualche volta Ida fanno l'hamburger. Poi ho preso i miei biscotti digestive, che a me piacciono molto. Poi erano in offerta il panno detergente multiuso. Allora, io lo tengo sempre in caso, se appena pulito qualche mia figlia, mio figlio che sporca un po' o là il piano dell'isola, un po' sulla tavola, io prendo un pannetto di questo e me lo pulisco, oppure lo uso di solito per, diciamo, per pulire il tavolo, così. Poi abbiamo preso formaggio pecorino, ho preso un po' di mozzarella grattugiata che mi piace molto, dell'MD, altro formaggio pecorino. Mamma mia. Poi ho preso una confezione di uova, sono 18 uova fresche. Poggiamo qua. Poi ho preso del sale iodato grosso. Prendo di solito sempre quello iodato perché fa bene. Poi ho preso le bustine di zucchero, quelle là per il caffè, per le cialde. Poi era in offerta il tonno all'olio di oliva e le abbiamo pagate 12 scatolette, 6 euro e qualcosa. Eppure era conveniente, 12 però. Poi ho preso del provolone piccante, della pancetta affumicata, altro latte, altro yogurt da bere a gusto fragola. Poi ho preso il minestrone di verdure, quello là, 16 verdure sul gelato, buono, sempre di solito prendo sempre questo qua. Poi i miei hamburger di soia, che voi ben sapete quando vado all'MD, è la prima tappa. Altri yogurt da bere, perché comunque con quattro figli non litigano, eh. Poi ho preso un po' di salmone affumicato, che a me piace con i granetti, con i... mi piace tantissimo. Poi le lenticchie, ho preso queste qua, lenticchie rosse, quelle là da cuocere poi. Poi ho preso un pacco di biscotti, quelli là tipo a bracci. Sono davvero, diciamo, sono buoni. Scusate, io mi allungo un attimo. Poi ho preso, ne ho preso due confezioni di pasta fresca e sono i ciuffi allo speck, perché io di solito li faccio anche col minestrone, tipo nel brodo, tipo i tortellini, io faccio questi qua, i ciuffi, tipo sacchettini. Poi ho preso due pacchi di tagliatelle all'uovo, sempre di pasta fresca, e ne ho prese due confezioni.
Poi ho preso Ace Gentile 3 litri, 2,99 euro, grazie all'amica incoronata che mi ha mandato un messaggio su YouTube, ha detto Alfi c'è in offerta l'Ace Gentile all'MD e l'ho preso. Poi, mamma mia ragazze, è venuto mio marito, prende. Allora, abbiamo preso le chele di granchio, 3 scatole le ho prese, perché qua se no si litigano, ne prende una e un'altra. Poi abbiamo preso anche un pacco di chiacchiere, che anche io vorrò fare poi prossimamente, come ricetta, perché mi piacciono, ci piacciono tanto. Altro latte. Poi abbiamo preso, c'erano in offerta questi croissant al cacao che si mettono a scongelare la sera prima e poi la mattina si cuociono. 10 cornetti, neanche 3 euro ragazze, quindi era conveniente. Poi abbiamo preso le testine di ricambio per lo spazzolino elettrico. Abbiamo uno spazzolino, ma per il momento non aveva un altro spazzolino elettrico l'MD, aveva solo questi ricambi. Ne devo prendere un altro perché poi le mie figlie amano lo spazzolino elettrico. Poi ho preso una busta di patatine per friggere all'MD, che devo dire sono buone quelle dell'MD. A noi piace la McCain, però queste qua dell'MD pure sono buone. Ragazzi, sono in base alla spesa. Mamma mia. Mamma mia, ragazze, che è? Mamma mia. Poi abbiamo preso delle arance. Poi abbiamo preso gli hamburger di bovino surgelati. Questi piacciono un po' a tutte le mie figlie, però di solito io uso sempre gli hamburger freschi, ma quando non mi trovo magari o carne o l'hamburger, io questi li faccio e sono davvero buoni. Poggiamo un po' per parte qua. Poi ho preso anche questi altri tipi di panni multiuso, anzi sono panno sgrassante e igienizzante, pure mi trovo molto bene. Poi sempre nei barattoli di vetro i ceci ho preso, 2 barattoli di ceci. Poi fagioli cannellini, altri fagioli. Poi ho preso i bastoncini per Pietro, il pacco di 30 pezzi, perché qua subito finiscono. Ma vedete questa spesa, durerà poco. Poi ho preso dei capperi sottosale. Quando faccio la balzanella, io così la chiamo, alcuni la chiamano anche la puttanesca, non lo so, però facciamo olive capperi con gli spaghetti o le linguine. Abbiamo finito un'altra busta, ragazze, non è finita, eh? Mamma, abbiamo l'ultima busta. Mamma, possiamo avere un altro gelato? Aspetta, però questo. Pietro ha voluto pure i gelati, ragazzi, aspettate. Erano buonissimi. Poi abbiamo preso una busta di patatine, qua lo snack non deve mancare in casa nostra. Poi ho preso altre bruschette, queste qua, che sono all'aglio e aglio e prezzemolo e olio extravergine. Però io preferisco quelle a pizza. Abbiamo preso delle isolette per le scarpe per mio marito. Poi abbiamo preso del prosciutto crudo, 2 confezioni di prosciutto crudo. Poi ho preso altri funghi champignon per contorno. E poi i piustelloni di suino, che sono quelli là grandi, che a noi piacciono molto. E vabbè, un'altra busta, ragazze, mamma mia, pensavo di aver finito. Poi l'ultima busta. Poi abbiamo preso, erano in offerta 2 pacchi di plum cake della Mulino Bianco, erano in offerta 2, mi sembra 3 euro, 2 pacchi di plum cake.
poi un'altra confezione di hamburger di soia. Poi abbiamo preso il barattolone di Nutella. Abbiamo finito, ragazzi. E infine un altro pacco di ciuffi. Questi qua che vi ho fatto vedere prima, tipo sacchettini da fare con... Io li faccio nel brodo, ragazzi, il minestrone. Ed ecco qua, ragazzi, questo è il mio mega svuota la spesa di oggi. E ci vediamo la prossima volta con uno svuota la spesa. Allora, sono in camera da letto, ragazze, perché in cucina c'è un caos. Allora, sono stata al negozietto, un bellissimo negozio che abbiamo ad Angri, che è un grande rifornitore della Yankee Candle, dove io anche mi vado a rifornire sempre, dalla mia amica lo scarabattolo Rosanna Esposito, un bacione a Rosanna. E sono andata a prendere delle candele delle Yankee Candle, che alcune ce l'ha anche in offerta sia al 25 che al 50%, e poi le classiche candele, quelle là che poi cambiano stagione per stagione. Allora, ho preso questa qua, è nuova, ed è questa qua, è Yankee Candle Rainbow Cookie. Ragazze, ha come disegno i macarons, quindi ha il profumo dei biscotti. Ragazze, mamma mia, è buonissima. L'ho presa, è pure rosa, quindi che si addice con la mia cucina, con l'arredamento. Mettiamola qua. Io in camera anche ce l'ho questa qua azzurrina, che è Sea Air, che pure è molto profumata, ce l'ho ancora metà. Poi ho preso quest'altra candela, questa stava in offerta al 50%, ed è Vanilla French Toast, quindi sono dei profumo di toast alla vaniglia con il burro, non lo so, comunque è un profumo di vaniglia buonissimo, sapete il profumo del tosto con... E quest'altra qua. E poi ho preso questa qua per le ragazze che piace, che era sempre in offerta, questa qua Coconut Splash, quindi al cocco. Ragazze, ma un profumo al cocco, ma molto molto profumato, molto dolce, molto bello, profumoso. Io le prediligo le candele della Yankee Candle, poi durano parecchio, le accendete un pochino, vi profumano la casa in una maniera tale, ma sono ottime. Ed ecco qua le mie tre candele che ho preso per oggi. E poi ho preso anche i profumi per ambiente, che io li metto di solito nelle presine, proprio della Yankee Candle. Questo qua è un profumo nuovo, c'è anche la candela di questo profumo, ma sono davvero un bel profumo. E sono a lavanda, tipo una lavanda e poi non so, comunque è un misto. Ma ha davvero un ottimo profumo e l'ho preso per provarlo. Allora, ragazze, queste sono state le mie compere di stasera allo scarabattolo, dove ho preso le mie candele della Yankee Candle. Adesso vi faccio una piccola panoramica per farvele rivedere. Allora, ragazzi, ho aperto quello là, il profumatore per l'ambiente elettrico. Eccolo qua, questo è quello proprio della Yankee Candle, dove sopra c'ha pure i regolatori per vedere medio, basso, forte. Eccolo qua il profumo. Si presenta così, c'è un tappino e si va a mettere qua dentro così con un click. Ecco qua. E adesso va messo nella presa. Ed eccoci qua, ragazze, siamo giunti a fine video, quindi la mia skincare insieme a voi. Ragazze, grazie sempre dei tanti consigli che mi date, grazie. Io piano piano ascolterò un po' a tutte, perché
Qua è un caos. Allora, ho comprato i dischettini finalmente perché con l'ovatta, ragazze, non mi sono trovata bene l'altra volta, si sparpagliava. E adesso con i miei dischettini e il mio struccante della Barocco, devo dire la verità, mi sono trovata molto bene. Mi vado a struccare insieme a voi e facciamo qualche chiacchiera giusto per terminare la serata. Ecco qua. Allora, ragazzi, oggi ho fatto un guaio. Che ho combinato, ragazzi? Mamma mia. È staccato il contatore, ho acceso la lavatrice, l'asciugatrice e pure la lavastoviglie, mi ero dimenticata che era avanti. Comunque ho acceso tutti questi elettrodomestici, stava mia figlia Maria Pia che stavo lavorando da 3 ore al computer per fare un progetto della scuola, qualcosa. All'improvviso è scattato il contatore. Se vedevate a mia figlia come una pazza, la pazza. La pazza, non la potevo riparare a piangere. Ho detto, mamma, che hai combinato? Io sono stata 3 ore per fare questo. Poi mi sono dovuta sentire mia mamma qua. Mamma, mi ha detto mia mamma, fa un mini solo guai. Ragazza, ma non l'ho fatto apposta. Io sembra che mo volevo far staccare il contatore. Però devo dire la verità, sta corrente che stacca per un minimo di cose. Ma prima non era così. Comunque, ragazze, mi sono sentita la ramanzina da mia mamma e da mia figlia. Mia mamma, quello un altro poco, a tua figlia ci veniva l'infarto dalla collera che tu poi hai fatto staccare, ma io non l'ho fatto apposta di staccare sto contatore. Mamma mia, comunque oggi è stata una giornataccia. Poi ho trovato una signora al postamat, alla posta. Cioè, guardate, quando si deve soffermare la persona che sta avanti a me, che deve stare dando tempo, quegli altri prima, molto prima di me, subito hanno fatto, po'. Po, quella che è venuta davanti a me, ha messo la scheda. Vabbè. Mentre stavo così che ha preso i soldi, ho detto, vabbè, ma è il mio turno. Ho visto che ha cacciato un'altra scheda. Ho detto, mamma mia, qua non ce ne andiamo più stasera. Comunque ha prelevato un'altra scheda. Ho detto, mamma mia, ma questo che sta facendo, sta signora? E ho detto, signora, scusatemi, ma qua ci siamo messi di posto. Qua fa un freddo, ci sono tante persone. Abbiate un po' di bontà, un po' di pazienza. Che vi mettete a prelevare sempre voi? Almeno fate un turno, prelevate e poi vi mettete in fila un'altra volta. E noi che facciamo gli scemi qua? Signora, quello mo è, devo solo fare il saldo così e colà. Ma io non ho capito. Ma un po' di rispetto. Cioè, ragazzi, io le cose storte non me le filo, cioè non me le figrevrei. Ve lo dico napoletanamente, eh. Le cose storte si aggravogliano gli stentini nella pancia, si attorcigliano. Non ci posso fare niente, sono fatta così. Le cose storte non le sopporto. Comunque mia figlia ragazza che si è messa a fare, mamma mia. Poverina però. Da 3 ore stava lavorando al computer per la scuola, ma non lo sapevo. Se lo sapevo non mi permettevo di... Che poi io mi sono dimenticata di stare la lavastoviglie accesa, ma no. Non ci voglio proprio pensare, non ci voglio pensare. Comunque ragazze, mi trovo bene con sto struccante. Mi trovo molto bene. Devo dire la verità, non mi bruciano neanche gli occhi. Però mo mi sciacquo un attimo, perché io mi devo sciacquare dopo essermi struccate. Aspettate un momento. Ah, mi sono sciacquata. Ah, abbiamo fatto. E adesso metto la mia cremina della Lore antirughe con collagene più 35. Eccola qua. Comunque, ragazzi, ho fatto una mega spesa stasera. Una spesa davvero. Stesso io mi sono fatti i complimenti. Ho detto, Alfi, una spesa migliore di questa. Non la potevi fare. Pure mio marito mi ha fatto i complimenti. Ha detto, amore, ma scegli sempre bene. Sai fare proprio bene la spesa. Lui si è tolto un po' da mezzo, eh. Ho detto, Frangè, mo che entriamo dentro, mi raccomando, non iniziare a prendere a raffica perché se no mi arrabbio qua dentro. Ho detto, amore, a te la scelta. Stasera sarò solo di tua compagnia. Mamma mia. Mio marito è il mio amore, ragazze. Lo amo tanto, eh.
siamo sposati da 21 anni e abbiamo fatto 2 anni di fidanzamento. Mi sono sposata a 18 anni. Ma ce la mette una figlia mia di 18 anni a sposarsi a questi tempi? Domani. Che vogliamo fare? La gioventù di oggi è diversa, ragazze. Non ci azzecca proprio con noi. Devono andare bene per 30 anni, forse si sposano. Mia mamma poi, Alfonsi, queste sono già femmine di marito, ma qua marito e mamma devono studiare e devono lavorare. Qua marito, il matrimonio è l'ultima cosa oggi. Mia mamma, lei è il matrimonio. Quando vede qualcuno nella televisione inizia a fare vicino a me. Alfonsi, ma vedi quello c'ha l'anello? C'ha l'anello nella mano sinistra. Vedi, 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 e questo facciamo, non può vedere nessuno, neanche una giornalista. Alfonsi, virisi da Daniel. Alfonsi, che l'ha sposata? E che sta facendo? Mia mamma è fissata lei col matrimonio, non lo so perché. E comunque, ragazzi, ho finito di mettere la mia cremina, la mia fascettina, ragazzi, ormai l'avete vista. E passiamo ai salutini. Allora, Madonna, pagate tutto? Allora. Voglio salutare stasera in questo video. Saluto la Maria Giovanna con il marito Massimiliano, i figli Alessi e Federico, i loro cuccioli. Un bacio da parte mia. L'altra volta mi sono dimenticata i figli e il marito, e questa volta ho rimediato, Maria. Poi saluto Antonella Di Bella, Angela Ombrato col marito Maurizio da Vienna. Anche da Vienna mi seguono, ragazze. Poi un saluto a Maria Concetta da Catania, da Scordia precisamente. Poi un bacio a Natalia Tuziano dalla Puglia e all'amica Sandra Pia, che anche lei mi segue con tanto affetto come gli altri. Un bacio a voi e grazie, grazie, grazie. Poi voi sapete già che in ogni video chi vuole essere salutato, Alfi, saluterà un po' a tutti. Siamo giunti alla fine di questo video e non mi resta che salutarvi, di ringraziarvi di aver guardato il mio video. Grazie che mi seguite sempre. Se vi fa piacere, iscrivetevi a casa di Alfi, al mio canale, e attivate la campanellina così rimarrete aggiornati sui miei video. E che dire, ragazzi, in ogni video. Ci vediamo nel prossimo video a casa di Alfi. Ciao!